L'amministrazione a questa mostra ci ha tenuto tantissimo, perché il nostro territorio ha con il Geopoletti un debito di riconoscenza che oggi finalmente riusciamo a ripagare. Questo perché il Poletti, nelle sue collezioni, nei suoi studi, nei suoi lavori, ha contribuito a riscoprire alcuni degli artisti minori del 5 e del 600 come la sua, in particolare la figura del Pagani. Pertanto è un orgoglio e un onore avere qui la famiglia che ha contribuito in maniera attiva prestandoci queste opere. E per la nostra Pinacoteca continuiamo quel percorso di ascesa volto a renderla più dinamica, più accogliente, più identitaria nei confronti della nostra comunità. Questo appuntamento per noi è un'occasione ovviamente di nuovo racconto per la Pinacoteca. Ci sono diversi livelli di storie che con questo progetto culturale possiamo offrire. E innanzitutto l'omaggio ovviamente alla figura di Giopoletti e ringrazio anche sentitamente la famiglia per la disponibilità, la collaborazione e la sensibilità e l'attenzione con la quale hanno veramente ci hanno affiancato in questa operazione. E i più livelli di racconto che possiamo presentare con questo progetto siamo sicuri potranno intercettare varie sensibilità. Abbiamo appunto il collezionista, il pittore, Giopoletti è stato anche un grandissimo mecenate, questo non va dimenticato, dunque una grandissima figura del Novecento. E per noi è veramente un onore ed è importante anche presentare le nostre opere che fanno parte del patrimonio identitario della città in una nuova veste. Questo per noi è un'ulteriore operazione di nuovo svelamento. Le opere della quadreria che dialogano con la collezione di Poletti sicuramente hanno tanto altro da dire ed è per questo che aspettiamo veramente persone, ecco, il nostro pubblico numeroso e contiamo di ritrovarci qua in Pinacoteca. Però lascerei meglio che il progetto espositivo e culturale sia rappresentato dal nostro curatore Paolo Vanoli. E brevemente vi racconto il senso della mostra. Giopoletti è qui presentato con due facce della stessa, una medaglia con due facce. Per la prima volta la parte di Giopoletti pittore. Giopoletti dipinge molto, espone solamente fino agli anni 60 alla Galleria del Migliore a Milano, quindi inizi molto importanti, poi però non espone più e vive la pittura come un fatto privato. In famiglia c'era un patrimonio notevolissimo di suoi quadri di figura, soprattutto ritratti, ma non solo, anche quadri dedicati allo sport e altri temi, nudi e così via. E da anni critici importanti, in primis Vittorio Sgarbi, ma tanti che hanno frequentato la casa, e sollecitavano da tempo una mostra di Giopoletti pittore, perché veramente era un artista di alto livello e sconosciuto, si può dire, perché dagli anni 60 a oggi non si è più visto. Per la prima volta qui abbiamo invece un numero di una quarantina di opere di figura. Vedrete di grande impatto, figurative, da cui emerge appunto questo istinto naturale per la pittura che lo rende una delle figure più interessanti del panorama del secondo Novecento italiano. Sostenuto agli inizi da Giovanni Testori e Francesco Arcangeli, quindi due critici grandissimi che avevano molto creduto nelle qualità della sua pittura. E appunto vedrete quattro sale con una selezione ampia, curata da Serena Matarese, che ringrazio, che lavora per la famiglia Poletti, ha contribuito in modo determinante alla scelta e alla messa a punto di quelle quattro sale. Poi invece l'idea di qui era di scegliere una quantità congrua di opere antiche della collezione Poletti e provare a farle dialogare con le opere della Pinacoteca. E ho sempre creduto molto nella potenzialità di questa collezione, mai finora, da Ecco Maschi in primis, mai frequentata a sufficienza, ma ancora non capita. E questo è un gradino, è un passaggio, un tentativo di fare capire che qui dentro ci sono delle cose che meritano di essere viste.